Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa prima puntata delle acconciature. Ho deciso di fare questa serie perché, visto che io ho capelli lunghi, vorrei mostrarvi quali sono le mie acconciature preferite e spero di aiutarvi nel rifare queste acconciature se vi piaceranno. Sono molto semplici perché non ci perdo troppo tempo neanch'io. E potete utilizzarle sia per eventi più importanti, ad esempio io alcuni di questi l'ho fatta anche per delle cerimonie, oppure potete anche farli semplicemente per andare all'università, a scuola, al lavoro. Spero che questa nuova serie vi piaccia, vi lascio a tutti gli strumenti che utilizzeremo per l'acconciatura, sono molto semplici, non vi preoccupate. Questi sono tutti gli strumenti che andremo ad utilizzare nella nostra acconciatura. Per prima cosa, la parte più importante è questa spugna comprata da Crème con il buco nel mezzo dove faremo passare i capelli, che ci servirà come impalcatura per il nostro fucchio. Poi andremo ad utilizzare due gommini elastici, poi delle forcine o mollette che ci serviranno per appuntare tutti i capelli che non sono entrati nel fucchio. Infine, quando mi tiro i capelli su, a me piace utilizzare degli orecchini lunghi che si vedano bene e in questo caso ho scelto questi rossi. Come avete visto, gli strumenti sono molto semplici, quindi cominciamo subito. Allora, andiamo a fare una coda alta, coda di cavallo. Poi a vostro piacimento potete tirarla di più oppure lasciarla un po' più lenta. Io la faccio proprio alta, qui vedete a metà. Andate a chiuderla. E questa è la nostra coda, ok? Poi prendete il nostro strano attrezzo comprato da Crème, prendete così e mettete tutti i capelli dentro. Vedete? In questo modo. Poi velocissimamente andate a ricoprire tutta questa spugna con i vostri capelli. Prendete l'altro gommino e lo mettete sopra in questo modo. Vedete? Lo stringete sulla base e il nostro bel pocchione è già a buon punto, è già venuto fuori. Quindi molto semplice e veloce. I capelli che vi restano fuori potete o appuntarli molto precisi tutto intorno, vedete, proprio così precisissimi, proprio tutti appuntati, vedete? Ovviamente li appuntate con delle forcine. Quindi questo è l'effetto, oppure potete metterli tutti di lato in questo modo e appuntarne solo alcuni. Vedete? Lasciarli un po' più sbarazzini. Non proprio precisissimi. Vedete tutti di un lato. Vedete? Questo è l'effetto. Questa è la mia acconciatura, la uso magari quando non ho capelli che mi stanno tanto bene, quindi comunque li appunto.
E a me piace mettere degli orecchini lunghi, ho scelto questi rossi, quindi li vado a mettere. Vedete? E questo è l'effetto del pocchio. Spero che vi piaccia, spero che lo potete rifare. Questa comunque si può fare anche in casa, basta che prendete una spugna, gli fate un buco nel mezzo e quindi poi riuscite a mettere i capelli Di queste spugne all'interno. ce ne sono di varie grandezze, ci sono più piccole, più grandi, di diversi colori. Io ce l'ho marrone chiaro, comunque c'è anche nero e gialla sul biondo. E questa mi sembra che è la taglia più grande. Io comunque ve lo faccio rivedere. Spero che vi sia piaciuta, spero che la rifarete. Se vi è piaciuta mettetemi mi piace, iscrivetevi, fatemi tutte le domande. E ci vediamo alla prossima puntata, la seconda puntata delle acconciature. Ciao!